Buonasera a tutti e bentornati a Talk Talk. Allora, sono felice di rivedervi, anzi vedo che stanno aumentando le persone che si stanno collegando. Anzi, fate un squillo, nel senso, date un bussate, dateci un segno, datemi un segno della vostra presenza e soprattutto se si sente bene, se è tecnicamente tutto a posto, perché sappiamo che la tecnologia durante i web sono i webinar o comunque insomma online è praticamente, cioè, ha di default sicuramente insomma delle mancanze. Allora, mentre voi vi collegate, io farei una sorta di introduzione un po' a quello che è la nostra serata di oggi. Ecco qui, Simone presente, tutto ok, perfetto. Danilo, ciao Dora, sempre numero uno. Grazie Danilo, sei buonissimo. Sono felice di vederti qui. Certo che Danilo è più facile trovarti qui che al telefono, te lo dico, vabbè, scusate, piccola parentesi. E allora, quindi come vi dicevo, Talk Talk, siccome oggi ci sono diversi personaggi, diversi amici nuovi che si sono iscritti in questa specifica serata. Vi racconto un attimo un po' quello che è Talk Talk. Allora, Talk Talk è un format che va avanti ormai da 7 anni ed è ha come sottotitolo Conversazioni tra professionisti. Diciamo che la mission di Talk Talk è stimolare le competenze. Noi non vogliamo essere una lezione didattica, noi vogliamo semplicemente stimolare le competenze, cioè parliamo di argomenti legati al mondo della comunicazione, new media, crescita professionale, crescita personale finalizzata alla crescita professionale, per cui diciamo di argomenti trasversali che non riguardano un settore specifico del mondo, diciamo, del business, ma sono argomenti trasversali che servono un po' a tutti i livelli. Quindi, cosa significa? Che di solito c'è ogni mese un ospite diverso che io intervisto perché è l'esperto, diciamo, di turno e ho avuto diverse situazioni in passato. Allora, intanto vi metto qui nella chat il link dove potete trovare. Allora, vediamo un attimo. Oddio, ecco, e no, vi do il link, toglie, c'è il link, togliete la U finale perché mi è partita una U, ho digitato una U di troppo. E dunque, lì potete trovare tutti i talk che sono stati fatti finora con le interviste scritte per la maggior parte, quindi direi un buon 90%, troverete anche i video originali. Abbiamo avuto moltissimi ospiti, da Rudy Bandiera a Riccardo Scandellari, Francesco Giorgino, Daniele Chieffi. Abbiamo parlato di blog, abbiamo parlato di Facebook, nel mondo del lavoro da utilizzare in maniera appunto strategica. Abbiamo parlato di LinkedIn, abbiamo parlato di storytelling. Di TikTok, neuromarketing è uno degli ultimi che abbiamo fatto. Insomma, veramente molto 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 ricco. Anzi, vi dirò di più, se avete voglia di proporre qualche argomento che ritenete particolarmente interessante e in linea con i temi appunto di Talk Talk, che sono comunicazione, new media, crescita professionale. Ci siamo, cioè nel senso io sono disponibile a valutare a valutare insomma la fattibilità perché poi è da verificare. Un'altra informazione di servizio. Ciao Dimitri, ciao. Un'altra informazione di servizio, abbiamo i prossimi due Talk Talk. Allora, il 28 aprile parleremo di public speaking davanti al web, visto che ormai questa è diventata una condizione quasi cronica, e quindi c'è il public speaking offline e noi invece parleremo del public speaking online, cioè quindi tutto ciò che riguarda,
che ne so, come la gestualità, per esempio, perché non avendo la figura per intero, ci sono delle accortezze, diverse e quindi leggermente diverse rispetto a quelle online. E avremo, come ospite Roberto Luperini, un esperto, Public speaking, che praticamente anche ha scritto dei libri sull'argomento e non è nuovo perché è già venuto qualche mese fa per parlare invece della formazione online. Poi parleremo il 26 maggio di un argomento curioso perché partiamo come spunto da un libro che si chiama L'arte della pazienza e che commenteremo con l'autore Raffaele Gaito, che è un TED speaker che ha scritto questo libro e ci racconterà come la pazienza, che è una cosa che diciamo di cui si parla o che noi conosciamo da quando siamo nati, se gestita in maniera, diciamo, co come gestirla in maniera efficace in un contesto, per esempio, lavorativo o ai fini di un determinato risultato, l'ottenimento di un determinato risultato. Direi che forse abbiamo finito su questa formazione, cioè su queste informazioni di servizio. Intervenite quando volete, mi raccomando, io il bicchiere di vino ce l'ho e adesso verifichiamo anche che l'ospite di oggi ce l'abbia, perché a un certo punto faremo il brindisi. E ciao Stefano, anche a te. E vi introduco. Iniziamo la serata. Oggi parleremo di Telegram e di come utilizzarlo efficacemente nel nostro lavoro. E al tale scopo vi introduco l'ospite del giorno. Ciao Flavius. Ecco, Buonasera e bentrovati. Flavius, prima di cominciare, io ovviamente faccio come sempre un piccolo cappello bio di biografia sull'ospite, così diamo modo a chi ci sta seguendo di capire chi abbiamo di fronte, anche se probabilmente ti conoscono già. Però io, siccome sono, cioè, diciamo, io sono a favore della comunicazione a prova di stupido, perché i grandi comunicatori parlano di comunicazione a prova di stupido. Quindi io, per evitare che nessuno si perda niente, racconto e vi dico: Flavius Florin Arabor, Arabor, non so se l'ho pronunciato bene, ma adesso ci dirai anche la tua provenienza, è un sviluppatore, consulente di marketing e grande esperto di Telegram. Lui è consulente appunto di web marketing, è formatore, speaker per corsi ed eventi. Flavius, con la sua insaziabile passione per l'informatica, la tecnologia e la programmazione, nutre e alimenta diversi progetti web. Nel tempo si è fatto le ossa per lavoro e diletto sui CMS come WordPress. Io sono su Joomla, tra virgolette, quindi non lo so se sono in concorrenza. Comunque, ma la sua fissa restano le applicazioni per la messaggistica istantanea, che è quella di cui parleremo oggi. Quindi, Flavius, io inizierei subito. Bravissima, Raffaele Gaito è un grandissimo. Bene, Aleandro, sono contenta che mi dai questa conferma, perché io Raffaele, devo dire, non lo conoscevo. Quindi, allora, diciamo che io ho sempre considerato Telegram come come dire, non è un social network, no? È un'applicazione, diciamo, di messaggistica che ci permette di comunicare con gli altri così, in maniera quotidiana. Quindi l'ho sempre vista come uno strumento di comunicazione veloce e non certo uno strumento di business. Anzi, a dire la verità, sono su Telegram, ma non l'ho mai, cioè lo utilizzo veramente poco perché non ne ho mai visto l'utilità. Infatti, oggi, Flavius, tu mi convincerai, dovrai convincere me e forse qualcun altro che ci sta seguendo, cioè ci convincerai che questo strumento ci può servire nella quotidianità, sì per comunicare, ma anche per essere più strategici ed efficaci da un punto di vista comunicativo. Giusto. Massimo, sto salutando Massimo, ciao Massimo, che piacere rivederti. Antonio, ciao anche a te. E quindi hai questo grosso compito stasera, Flavius, eh?
Allora, ho visto. Di non deluderti, di convincerti a passare ad utilizzare di più Telegram, non semplicemente per mandare dei messaggi con amici, familiari e colleghi, ma anche per utilizzarlo in ottica business. Ok, Flavius, ma allora, queste tue origini esotiche ce le racconti prima di entrare nel vivo? Va bene. Sono, come giustamente mi hai definito te, sono uno sviluppatore web e consulente web marketing e questo mio lavoro in realtà lo porto avanti sin da quando ero abbastanza piccolino, quando all'età di 9 anni mi sono appassionato al mondo dell'informatica, entrando in un laboratorio di vecchio stile, un laboratorio di informatica nella mia città di origine, in Romania. E poi, ovviamente, con gli anni crescendo, poi trasferendomi in Italia, ho fatto tutto un percorso di studio dedicato all'informatica, alla tecnologia, e questo mi ha spinto poi a portare avanti principalmente tutti quelli che sono i progetti open source. Quindi, visto che prima si parlava dei CMS, si parla di applicazioni per la messaggistica istantanea, tutto quello che è open source, quindi che si può smontare, si può analizzare, è sempre stato un mio dominio di studio, è sempre stato un ambiente dove io mi sono trovato bene. All'inizio lo stesso rivale di Telegram, WhatsApp, mi piaceva. Perché ovviamente era open source, poi dal momento in cui non è più stato disponibile a codice libero ed è arrivato Telegram, da quel momento in poi l'ho accantonato abbastanza e sono passato ad utilizzare in modo costante Telegram, quindi sono Quello che passato. ci farai fare tu stasera, di accantonare WhatsApp e di andare su Telegram. Allora, Telegram è sempre stato, secondo me, molto silente, perché sono diversi anni che è sul mercato, però l'ho sempre considerato un, come dire, passami il termine, il social, ma non è il social, diciamo, lo metto tra virgolette, molto, diciamo, silenzioso, che agisce sotto, come dire, sotto coperta. Però c'è tanta gente che lo usa, cioè leggevo, come avevo anche scritto sul sito, che Telegram ha superato 500 milioni di utenti mensili attivi nella prima settimana, solo nella prima settimana di gennaio, quindi stiamo parlando di un numero veramente molto molto alto. Ma secondo te qual è la cosa che attira di più di Telegram? Partiamo con il dire questo, che l'applicazione è nata come applicazione per la messaggistica istantanea. Solo che l'idea del progetto, essendo proprio open source, avendo a disposizione all'inizio una nicchia di utenti e utilizzatori abbastanza nerd o comunque geek o persone comunque che ci smanettavano intorno al mondo dello sviluppo e del mondo open source. Con il tempo hanno portato l'applicazione e soprattutto ascoltando i feedback degli utenti è arrivata a trasformarsi o comunque ha iniziato il suo cammino verso una trasformazione di quello che non è più semplicemente un'app per la messaggistica istantanea, ma si potrebbe, tra virgolette, mettere come un social network o comunque un ambiente dove si possono creare delle grossissime comunità. Quindi Telegram ci ha messo un po' a crescere. Perché ci ha messo un po' a crescere? Semplicemente perché, così come in realtà le altre applicazioni per la messaggistica istantanea, esclusa la parte di Facebook Messenger, ma prendendo Viber, WhatsApp, Signal e tantissime altre applicazioni, non, e lo stesso, come dicevo, lo stesso WhatsApp, non è iniziato il suo cammino sfruttando la pubblicità. Ma è stato un passaparola. Quindi gli utenti che venivano soddisfatti dall'utilizzo di questa applicazione portava altri utenti. Poi a un certo punto è arrivato quello che può essere definito un punto di rottura in cui non si parla più dell'applicazione tra me, Flavius e te, Dora, in cui ti dico guarda quanto è bella, vieni, utilizzala, io non voglio utilizzare quell'altra applicazione, ma si arriva a un punto in cui per spiegarti
perché devi utilizzare questa applicazione, ti faccio vedere tutte quelle che sono le sue funzionalità, tutto quello che tu puoi utilizzare e puoi sfruttare non soltanto per divertirti, ma eventualmente anche in ottica per il tuo business, o se non hai un business, ma per semplicemente per il tuo lavoro. Gestire il tuo lavoro è veramente molto più, molto più comodo. Ok, partiamo dalle basi. Allora, ci fai una panoramica veloce di quelle che sono le differenti? Io credo che WhatsApp lo conoscano tutti, insomma, certo. Quindi Telegram probabilmente sì, ma forse non bene come WhatsApp. Ci fai una panoramica veloce di quelle che sono le differenze tra queste due app? Ok, allora partiamo con il dire che ormai l'unica cosa che hanno in comune queste due applicazioni, così come anche altre, se vogliamo metterle in comparazione, è semplicemente il termine messaggistica istantanea. Per il resto sono due mondi molto diversi. WhatsApp lavora molto, e tutto quello che succede all'interno di WhatsApp dipende molto dal dispositivo e dal numero di telefono che tu hai, mentre Telegram non ha bisogno del tuo computer oppure del tuo smartphone per funzionare. Perché può essere utilizzato, visto che si basa sul cloud, quindi in realtà gran parte delle azioni che succedono all'interno di Telegram succedono in un cloud, succedono in una mega rete di computer collegati tra di loro, dove tu hai la possibilità di tenere archiviati i tuoi dati in sicurezza. E quindi questo significa che dà la possibilità in qualsiasi momento tu ti colleghi da qualsiasi punto nel mondo, da un computer anche di una persona qualsiasi o da un internet caffè, tu puoi accedere ai tuoi dati senza dover per forza installare, perché hai la possibilità di sfruttare l'applicazione, perché magari è già presente in alcuni browser come Opera, oppure è già presente sotto forma di versione web, oppure se visto che ci sono alcuni internet caffè, ce l'hanno anche addirittura installato, basta che tu avvii la tua sessione, finisci di fare il tuo lavoro e quindi ovviamente chiudi e inizi a sfruttarlo poi sul tuo smartphone. Quindi questa cosa che tu puoi sfruttare l'applicazione su più dispositivi, sul tuo smartwatch, ha spinto poi le persone ad utilizzarlo sempre di più. Questa è una delle differenze. Le altre differenze poi stanno nei numeri. Per esempio, noi sappiamo che WhatsApp oggi ti dà la possibilità di creare gruppi e liste di broadcasting fino a 256 membri. Telegram invece ti dà la possibilità di creare un piccolo gruppetto di 200 membri, ma in realtà lo puoi spingere ben oltre, puoi portarlo ad arrivare fino a 200.000 membri, e addirittura se tu arrivi al punto di avere 199.000 persone iscritte all'interno del tuo gruppo di Telegram, puoi fare quello che WhatsApp permette da un po' di tempo a questa parte, cioè trasformarlo in una sorta di gruppo ibrido, cioè come succede su WhatsApp. Su WhatsApp puoi trasformare il gruppo in una specie di canale dove soltanto gli amministratori possono scrivere. Ecco, la stessa identica cosa si può fare su Telegram, con una piccola differenza, cioè nel momento in cui tu hai fatto questo passaggio, automaticamente il gruppo non ha più il limite di 200.000 membri che si possono iscrivere e partecipare, ma può arrivare un numero illimitato, e in questo modo hai davanti un canale ibrido. E quindi qua ci colleghiamo ai canali di Telegram, dove c'è la comunicazione unidirezionale, cioè del creatore o eventualmente di alcuni amministratori verso molti. Quindi se tu un giorno decidessi di aprire per Talk un canale di Telegram, sai che tutte le persone si iscrivono e accettano e leggono quello che tu scrivi senza poter entrare in contatto con te. Scusami Flavius, a proposito di questo, tu dici un canale con una comunicazione monodirezionale. Certo. Ragionando in termini proprio strategici mi chiedevo come fai a capire quante persone, cioè ok, tu hai nel gruppo, nel canale hai, non so, 100, 300, 500 persone, adesso dico un numero giusto, per
come faccio a capire che questi mi seguono, o, cioè, se non ho un feedback, cioè, da un punto di vista di strategia di comunicazione, come faccio a misurare l'engagement di queste persone? Perché potrebbero essere anche 500 persone passive, per esempio. Okay. Perfetto. Allora, le strategie sono due. La prima è riuscire a portare il canale ad almeno 50 membri attivi che si sono iscritti. Per il gruppo devi riuscire a portarli fino a 500. Perché? Perché questi due numeri? Questi due numeri servono per far scattare all'interno dell'applicazione quella che è la funzione delle statistiche. Quindi nel momento in cui tu hai 50 più 1 membri all'interno del tuo canale, oppure 500 o 500 più 1 membri all'interno del tuo gruppo di Telegram, hai la possibilità di avere le statistiche. Statistiche che ti permettono di vedere, nel caso del canale, quante persone si iscrivono, quante persone hanno le notifiche aperte, quante persone leggono, qual è l'orario. Certo, non hai la possibilità di sapere, cioè anche se tu conoscessi tutte 51 le persone che fanno parte del tuo canale, non sai a che ora ha letto Flavius, oppure a che ora ha letto Daniele, oppure visto che prima passavano... passavano nell'introduzione della puntata e della diretta, passavano Riccardo Scandellari, Bandiera. Quindi se loro fanno parte del tuo canale, non sai quando queste persone hanno letto, però sai indicativamente, perché Telegram ovviamente pensa anche alla privacy degli utenti, ti dà la possibilità di andare a vedere quando è stato il picco, quindi vedi quando loro leggono e vedi statistiche. Poi all'interno del canale, per esempio, c'è un occhiolino con un numero in fianco che dice quante persone hanno visualizzato o quante volte è stato visualizzato quel okay. contenuto. Flavius, scusami, quindi questa cosa qui delle statistiche è dopo i 500? Cioè dopo dai 500 e uno persona in poi, prima non hai nulla. Per il gruppo devono scattare 500, per il canale devono scattare 50. Non è detto che questo limite non venga abbassato, perché all'inizio, parliamo all'inizio, cioè più o meno alla metà dell'anno scorso, quando fu introdotta questa novità, il limite era identico per tutti quanti, cioè 1000, dovevi avere un canale di 1000 utenti e un gruppo di 1000 utenti. Poi hanno abbassato a 500 e poi a un certo punto hanno visto che le statistiche per i canali sono molto importanti e venivano molto richieste, hanno abbassato a 50. Non è detto che nel prossimo futuro, con i prossimi investimenti che Telegram ha ricevuto anche nelle scorse ore, non è detto che questo limite non venga abbassato, e quindi ti basterà avere anche semplicemente 5 utenti per vedere la loro il coinvolgimento. Poi certo. Ovviamente ci sono sistemi esterni che ti permettono di vedere un pochino monitorare. Vede. Sì. Ok, allora, ritornando un attimo, canale e gruppi. Allora, voglio capire bene, nel senso, il canale quindi è monodirezionale e il gruppo... No, il gruppo invece è bidirezionale o può essere in entrambi i casi? Allora, in realtà è un pochino come scegli. Per esempio, tu puoi utilizzare un canale, a un certo punto decidere, visto che hai la possibilità di essere utilizzato con mila persone iscritte o milioni di persone iscritte, lo puoi abilitare, cioè ogni utente che entra lo nomina amministratore con la possibilità di scrivere, quindi il canale automaticamente diventa una sorta di chat, ma non è quello lo scopo, perché il canale è come se fosse una pagina una pagina in cui tu pubblichi, una pagina di Facebook. Esatto, ecco, volevo arrivare a questo, Flavius, sì. Voglio capire perché io devo aprire un gruppo e non un canale o viceversa. Cioè, io sono una libera professionista, no? A parte che Dimitri dice, fai un canale d'ora, io mi iscrivo. Grazie, Dimitri, ho già il primo fan. Vorrei capire strategicamente che cosa mi conviene di più. Perché aprire uno, perché aprire l'altro o perché aprire entrambi, eventualmente? Sì. Allora, partiamo con il dire che il canale può avere molte funzionalità. Cioè, può essere come la tua pagina di Facebook, oppure la tua pagina di LinkedIn, oppure un profilo aziendale all'interno di un qualsiasi altro social network.
Il gruppo è la tua community che tu puoi creare, puoi gestire come meglio credi, e quindi è come se fosse il tuo gruppo di Facebook, come se fosse il tuo gruppo su MeWe oppure su qualsiasi altra, su qualsiasi altra piattaforma. Abbiamo fatto l'equivalenza, quindi strategicamente diciamo il canale è una vetrina in cui io metto le mie, cioè, le mie cose, insomma le mie aggiornamenti, e il gruppo invece è, si crea invece un engagement, no? Perché devi cercare di, come dire, entrare in relazione con il tuo, diciamo, target, giusto? Non so, allora, c'è un'altra cosa da aggiungere, che il canale si può trasformare in una sorta di newsletter 2.0. In che senso? Nel senso che noi sappiamo che il tasso di apertura oggi delle newsletter molto spesso non riesce a superare quello che è il 20% una volta inviato, una volta inviato in massa. La media è, perché l'ho letto proprio qualche giorno fa, la media dell'apertura di una newsletter è del 24%. Perfetto. Devi considerare che mediamente rispetto ai canali che io amministro, oppure in base a un sondaggio che io ho fatto, nel range dei canali che hanno almeno 150 utenti e che arrivano fino a 5.000 utenti iscritti e che sono perennemente, diciamo così, quello il numero stabile, mediamente hanno una media del 40% di notifiche aperte. Che cosa significa? Significa che il 40% degli utenti accetta la notifica da parte del canale, e quindi come se qualcuno ti mandasse un messaggio per scriverti ciao Dora, come stai, oppure sentiamoci più tardi, oppure quando prendiamo un caffè, il canale invece ti comunica che è arrivata la nuova newsletter. Quindi già in questo caso hai già vinto, e quindi parliamo ovviamente di un tasso di apertura molto più elevato. Molto interessante. Guardando poi anche i numeri di questi canali, ho avuto la possibilità di vedere che effettivamente nel momento in cui il creatore, l'amministratore di questo canale invia la notifica, nel giro di un'ora, quindi se uno le manda una, abitua i suoi lettori di mandare un messaggio alle 9 del mattino, già fino alle 10-11 si vede così crescere la curva di attenzione, quindi di lettura del contenuto, poi ovviamente scende e poi inizia verso l'orario di pranzo a risalire. Perché? Perché è un'applicazione di messaggistica istantanea, quindi mentre nelle mail entri, poi finiscono in spam, finiscono da qualche altra parte, tu anche se silenzi l'applicazione ti rimane sempre il pallino del non letto. Quindi prima o poi tu entri a leggere quello che trovi all'interno del canale. Quindi questo diventa un veicolo molto importante per chi fa comunicazione. Poi ovviamente come si comunica attraverso un canale di Telegram, diciamo che è quasi allo stesso identico modo come comunicare per gli altri social. Devi essere originale, devi cercare di inoltrare. Certo, questo è la prassi. Flavio, ti fermo un attimo, perché se andiamo avanti così ci vogliono due puntate, cioè sei molto bravo a spiegare, non escluso che possiamo fare un secondo tempo di Telegram 2 la vendetta. Però volevo, allora c'è Aleandro che dice, è già raggiunto un obiettivo, perché Aleandro dice, Flavius mi hai già convinto, ho appena aperto il mio Telegram, è vero, c'è un sacco di gente che sta aprendo Telegram, ogni giorno c'è un contatto telefonico amico che si unisce a Telegram. Sì, perché è Telegram che avvisa che puoi comunicare con i telegrammisti, è vero. Poi, allora, c'è Alessandra che dice, bella l'idea del canale come, diciamo, come newsletter, e io invece aggiungo, e sempre a proposito dei canali, leggevo che ci sono i canali pubblici e i canali privati. Ci puoi fare la differenza tra i due? Certo. Allora, la differenza è semplice. Un canale pubblico è come una pagina o comunque un profilo pubblico su qualsiasi altro social.
nel senso che se io vado a cercarti su Google, trovo la tua pagina su LinkedIn o trovo il tuo profilo di Facebook o il tuo profilo di Instagram. Nel momento in cui tu scegli di avere invece il profilo privato per poi dire al social network non segnalare al motore di ricerca la presenza del mio profilo all'interno della piattaforma o all'interno del social network stesso, le persone non ti trovano finché non hanno un link dedicato. Quindi questo è la parte privata. La parte pubblica invece è proprio un link dedicato dove tu hai il tuo nome, è come quello della tua pagina di Facebook, per dire, hai la possibilità di mettere, in questo caso non si mette t.me/ il nome del tuo canale, in questo caso potrebbe essere TalkTalk, e da questo momento in poi qualsiasi persona cerca semplicemente chiocciolina TalkTalk oppure cerca direttamente t.me/talktalk può trovarti, si può iscrivere e può accedervi. Non solo, c'è anche un'altra cosa molto particolare introdotta nella versione 7.5 di Telegram, che sia per i canali privati che per i canali pubblici, così come per i gruppi privati e per i gruppi pubblici, si possono generare dei link di invito che possono essere validi per un tot di persone per un tot di tempo. Quindi se tu hai un canale pubblico e vuoi vedere quante persone si iscrivono dopo una diretta, magari quella dedicata a Telegram, offri loro questo link o lo metti in descrizione del video una volta pubblicato o in base a dove vai a condividere il video della diretta e chi lo vede in differita, e sai quello che è stato l'engagement e quante persone sono arrivate, quindi indipendentemente in questo caso che è pubblico o privato. Mentre con il privato sai che se si tratta di un canale o se si tratta di un semplicemente di un gruppo, è privato, e quindi per arrivare o ti aggiungo io, che sono l'amministratore, il creatore, oppure ti fornisco un link alfanumerico che tu clicchi e poi ti unisci, altrimenti non lo troverai mai, non lo troverai nella ricerca globale su Telegram, non lo troverai indicizzato neanche da nessuna parte. Quindi finché tu non offri quel link, è un pochino come succede con WhatsApp, per chi magari ha familiarità con WhatsApp. Sappiamo che su WhatsApp possiamo aggiungere le persone se abbiamo il loro numero di telefono oppure dando loro questo link di invito. WhatsApp infatti ha rubato quest'idea del link di invito da Telegram, ha preso in prestito, diciamo così, l'idea. Diciamo che ognuno copia dall'altro cercando di prendere le cose che migliori, insomma, più efficaci. Allora, c'è Danilo che dice: ti spamo qui il gruppo Facebook tematico che ho creato da pochi giorni. Ok, va perfetto. Bene, andiamo per esempio, a vedere. Quello che ha fatto Danilo in questo momento è ci ha fornito direttamente un link ad un gruppo pubblico. Perché? Perché in questo caso noi abbiamo un link che ci parla. E che cosa ci dice? Noi sappiamo che questo gruppo si potrebbe chiamare il blog Bar di Bologna. Mm. Perché? Perché in questo noi, se andiamo a cercarlo su Telegram, mettiamo chiocciolina il blog Bar di Bologna, tutto attaccato come vediamo là, noi automaticamente troviamo questo gruppo, questo canale. Altrimenti, se non ci fosse stata dopo lo slash del ME, non ci fosse stato così il nome, il blog Bar di Bologna, fosse stato tutta una serie di caratteri maiuscoli, minuscoli, con numeri, automaticamente quello sarebbe stato un gruppo oppure un canale privato. Quindi okay. Grazie mille Danilo per aver portato questo esempio. Allora, è arrivato il momento di fare due cose. Allora, uno è prendere il nostro bicchiere, okay. E facciamo un brindisi, però prima di iniziare c'è una sorpresa, perché in questo talk abbiamo introdotto un professionista, in questo caso abbiamo Daniele Piccinella, che è un esperto di comunicazione, che ci dirà invece, ci racconterà, diciamo, la sua esperienza. Daniele, ciao! Ci vedi? Ci senti? Eccoci, vi vedo. Benvenuto. E vi sento.
Benvenuto, ce l'hai il Oh, bicchiere? grazie, assolutamente ce l'ho vicino al mio amico Vincent Van Gogh che potete vedere alle mie spalle. Eccolo qui. Ecco qua. Allora, aspettate un attimo che... Io faccio 5 la birra. Perché? Va bene, io ho detto il vino, poi ognuno prende quello Ok. che ha a disposizione. Ragazzi, benvenuti ed è un piacere. Bentrovati. E anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo, fate finta che... Abbiamo fatto il cin. Allora, Daniele, Eccomi. tu sei appunto un esperto di comunicazione. Raccontaci la tua esperienza con Telegram, per esempio. Se lo stai utilizzando per lavoro, che cosa ne pensi? Insomma, la Guarda, tua io esperienza. utilizzo Telegram per lavoro, ma lo utilizzo anche nella mia vita privata. E innanzitutto volevo, diciamo, ringraziarti per l'invito e colgo l'occasione per salutare Flavius che oltre a una persona che professionalmente è forse i massimi esperti di Telegram in Italia, abbiamo condiviso un viaggio bellissimo con Telegram attraverso un evento che c'è stato l'anno scorso a Roma, probabilmente il più grande evento formativo su Telegram, che è stato Telegram is the Future. È stata una scommessa, un viaggio con Flavius e altri due amici, Nicola e Domenico, e abbiamo avuto un risultato strepitoso, riportato anche su alcune pagine di quotidiani. Ed è stato un evento dedicato a Telegram ed è tutto nato dalla passione per Telegram. Io vorrei dire una cosa, poi dopo ti dico subito come lo utilizzo. Quando dicono: ma che cos'è Telegram? È un social? È un sistema di messaggistica? Che cos'è? Telegram è un pianeta. È un pianeta dove tutti possono trovare il loro spazio, perché è fuori dalle logiche, delle alchimie, delle altre piattaforme social. Per crescere sugli altri social, sulle altre piattaforme, non c'è bisogno solo di bravura, c'è bisogno a volte di tanto investimento, anche in denaro. Telegram è fuori da queste logiche. Su Telegram quello che vale è la condivisione e i contenuti, le due C di Telegram, condivisione e contenuti. Io qualche anno fa, per la passione per la leadership e la comunicazione, ho aperto un canale Telegram, un canale pubblico, come diceva Flavius, che si chiama Leadership Italia. L'ho fatto per gioco. Nel giro di pochissimi mesi ho totalizzato qualcosa come 200-300 iscritti, fuori dal mio network personale. Oggi il Senti, canale conta... ma tu, scusami se ti interrompo, Vai, tu vai. dici ho raggiunto 200.000 iscritti perché 200 iscritti, 200 iscritti in pochi giorni. 200 iscritti scrivendo con quale frequenza, per esempio? Guarda, Cioè, io scrivo tutti i giorni, la frequenza è stata tutti i giorni, come diceva Flavius, più o meno anche alla stessa ora. E solitamente di mattina, il canale è ricco di frasi motivazionali, quindi magari è buono digerirla all'inizio della giornata. Oggi il canale conta oltre 2.300 iscritti. È forse il canale più grande sulla leadership in Italia e l'anno scorso, sempre grazie, diciamo, alle iniziative di Flavius, è stato premiato anche da InsideBind come il canale più recensito positivamente. Questa però da passione personale, questo canale mi ha dato anche tantissime opportunità di lavoro, perché tante persone iscritte hanno richiesto dei miei corsi o dei miei interventi nelle loro sessioni formative. Tu prima hai fatto una domanda a Flavius, rispondo un po' più io da marchettaro perché lui è molto più tecnico. Come faccio ad avere sapere le interazioni del mio canale? Guarda, Dora, intanto ci sono dei chatbot che ti danno la possibilità di mettere like o dislike oppure un emoticon al tuo post e tu lì già incominci a capire se i tuoi post arrivano alle persone. L'altra, puoi fare una call to action su quel post. Puoi dire: se ti piace questo post, scrivimi o clicca qui. E puoi mettere dei link anche esterni a Telegram. Questo mi ha portato una serie di interazioni enorme. C'è stato un periodo in cui la mattina c'erano persone che scrivevano tutti i giorni grazie per il post, oppure mettevano dei like, oppure volevano altri tipi di informazione. In più, in ogni post che inserisci su Telegram, tu puoi vedere quante persone lo hanno letto realmente. E poi un'altra cosa è, se tu stai nel mio canale pubblico, in Leadership Italia, ci stai perché hai il piacere di starci. Perché se è un argomento che non ti interessa, te ne vai.
Mentre sugli altri social è diffusissimo il qualunquismo sfegatato, dove tutti seguono tutto e nessuno sa niente, su Telegram io entro nei canali dove apprezzo i contenuti. E quindi se ci sono 2.000 persone nel mio canale, vuol dire che ci sono 2.000 persone in cerca di quel tipo di contenuto. Ed è una cosa pazzesca. Guarda Daniele, c'è Carla che chiede come si chiama il canale, se puoi ripeterlo oppure lo Come no? scrivi Si nella chiama Leadership Italia. chat. Leadership Leadership Italia. Italia. E poi invece. Visto che io ci smanetto velocemente, ho due computer accesi, uno vicino all'altro, e sicuramente qualcuno mi avrà visto che mi muovevo, ho messo il link di Daniele, l'ho messo già subito all'interno della chat su Facebook, così Ok, possono grazie. accedere Sì, tutti quanti. infatti si vede. Eccolo qui, questo è il link. Ok. Invece c'è Aleandro che dice: Hai ragione, Daniele, si può dire che questo Telegram sia un canale più democratico e trasparente, almeno per il momento, dice. Fino a che. Ma Lo ringrazio perché fammi dire, Telegram è una piattaforma democratica, non il mio canale, non io, diciamo, cerco di essere democratico nella vita, ma è Telegram una piattaforma democratica. No, Le altre piattaforme sono influenzate da alchimie particolari. Telegram è veramente una piattaforma democratica, anche se, diciamo, il suo fondatore è russo e a volte ci sono delle dicotomie tra queste cose, ma Telegram è una vera piattaforma democratica. Guarda, Dora, se su Telegram colpisci con i tuoi contenuti, avrai di certo successo. Di certo, di certo. Non ci sono schemi da seguire. Naturalmente, come diceva Flavius, l'impegno di postare tutti i giorni, di dare per esempio dei contenuti esclusivi. Se ho Telegram per postare tutta una roba che posto a YouTube, vuol dire che uso Telegram come un contenitore qualsiasi. Ma se su Telegram posto della roba che possono trovare solo lì le persone, allora le persone sono invogliate a iscriversi a Telegram, a iscriversi al tuo canale. Ma poi c'è un'altra cosa, poi mi fermo, perché altrimenti se mi dai la parola starei qui per ore a parlare. Due proprio che non si fermano più, eh. Cioè, Bravi. me ne vado, ciao, vi lascio No, parlare. no, 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 sto assolutamente. scherzando. E che sono molto, molto interessanti le cose che state dicendo entrambi, quindi vai, mi dici. Ogni canale ha una sua URL, come diceva Flavius, https://t.me/leadershipitalia. Ma se dopo il t.me slash mettiamo una S e poi slash il nome del canale, quei canali si può. Oh, l'ho provato adesso, Flavius. Quei canali No, si non alla possono. fine, in In mezzo. mezzo, in mezzo, in mezzo. Quei Allora, canali si non possono. ti confondete le idee. No, 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 no. Adesso metto il link. Adesso Adesso metto il mette link. il link, quel canale tu lo puoi vedere anche su un browser normale, senza accedere a Telegram. E questa è una cosa spettacolare. Cioè, il mio canale può essere visto anche senza essere iscritti a Telegram, che è qualcosa, diciamo, di pazzesco rispetto alle altre piattaforme che sono molto solo dentro la piattaforma. Sì, Quindi, sì. veramente è qualcosa di pazzesco. Mi sa che mi state convincendo, però il problema è che allora anch'io mi occupo di comunicazione e sono iscritta a YouTube, a WhatsApp, vabbè, WhatsApp, ok, e LinkedIn e Facebook fanpage e poi che altro? C'è cioè Instagram, Pinterest, cioè io non è che posso, cioè manca il tempo per poterlo fare. Allora, Uno deve fare a un certo punto una scelta, no? Deve decidere, ok, Telegram diventa uno dei, diciamo, dei canali privilegiati. Per esempio, io adesso sono molto orientata su LinkedIn, sto lavorando molto su LinkedIn con i miei contenuti, perché è una mia precisa scelta, su questo. Però su tutte le cose che mi state dicendo su Telegram, cioè la tentazione è enorme di fare delle robe su Telegram. Io sono iscritta a Telegram, cioè ho un contatto, se mi cercate il mio nome è sempre quello, però è morto, nel senso ci sono io, se mi volete scrivere un messaggio, mi scrivete un messaggio. Devo fare una strategia, devo decidere di fare una strategia ben precisa,
di contenuti editoriali, quindi un piano editoriale, capire che cosa fare, perché poi giustamente, come dici tu, Daniele, bisogna che i contenuti siano diversi, altrimenti se la gente non ha, come dire, il piacere di andare su Telegram, va su LinkedIn o su Facebook, se trova lo stesso contenuto, insomma, diventa... Ok. Guarda, Dora, cerco di risponderti e rubo le parole a un grandissimo comunicatore americano che dice che noi al massimo possiamo dare il massimo su due piattaforme social. Effettivamente, probabilmente è così, possiamo gestire due, tre piattaforme, ma poi se pensiamo di gestire i nostri contenuti su tutte le piattaforme, allora probabilmente faremo un sacco di confusione e saremo poco efficaci. Io dico che certo, ognuno di noi... Questo hai ragione, però noi che ci occupiamo di comunicazione, bene o male, bisogna che, come dire, osserviamo, dobbiamo certo. Presidiare anche in maniera a basso, come dire, profilo, certo. Perché appunto dobbiamo essere in grado anche di capire il funzionamento, gli aggiornamenti, per dare poi modo al cliente di... cioè per dare una spiegazione decente al cliente, perché se in primis siamo noi che non conosciamo queste cose, capisco invece per un'azienda, un altro libero professionista che fa altro. Va bene, allora non ci dilunghiamo molto su questo, nel senso che vediamo se c'è qualche commento. Allora non ci sono qui non dico Aleandro, non ci sono tools che distribuiscono i post su tutti i canali? Esistono in realtà due possibilità. Uno, sfruttare le risorse interne a Telegram. La risorsa interna di Telegram è proprio la funzione, cioè quella di programmare i post. Tu puoi andare a programmare all'interno del tuo canale o all'interno del tuo gruppo quando inviare un messaggio. E quindi questo è già la prima, il primo punto di forza. Quindi se tu hai un sabato libero, una domenica libera e hai la possibilità di organizzare i giorni per pubblicare, tu puoi dire a Telegram quando ti deve pubblicare una foto, quando ti deve pubblicare un video, quando ti deve pubblicare un messaggio scritto, e questa è la prima risorsa ed è interna a Telegram. Ecco un altro punto a favore di questa applicazione per la messaggistica. L'altro sono sistemi esterni come PostPicker, per esempio, che ti dà la possibilità di condividere i contenuti all'interno di un canale o di un gruppo Telegram, e poi ovviamente lo stesso contenuto lo puoi condividere anche su altri social, anche là puoi scegliere gli orari, il giorno, il momento. Certo, lo speaker, ok, lo conosciamo, c'è anche Hootsuite magari, cioè ci sono questi tools, perfetto. Oltre Speaker, non so se Hootsuite se supporta Telegram. PostSpeaker so che è l'unico tool per il social media marketing in Italia e forse anche a livello mondiale che ha sposato la causa Telegram in tempi non sospetti, e penso che oggi gli dia il merito. Poi esiste una terza via: sfruttare dei sistemi di automatismi. Cioè, per esempio, esistono alcune piattaforme come IFTT oppure Integromat che non fanno altro che, nel momento in cui succede qualcosa da qualche parte, deve succedere quell'altra cosa dall'altra parte. Cioè, nel momento in cui io pubblico un video su YouTube, aspetto che, quindi la piattaforma si metterà in ascolto, aspetterà due giorni e dopo due giorni prenderà quel video e lo pubblicherà nel canale di Telegram, per dire. Quindi in realtà abbiamo tre vie per animare il nostro canale di Telegram, quindi risorse interne, risorse esterne partendo da un tool come PostSpeaker, o la terza alternativa, sfruttare un sistema come IFTT o Integromat, che ci dà la possibilità di, quando succede un'azione tale in una determinata piattaforma, ci permette poi di portarla da un'altra parte. Ecco, ringrazio Stefano perché ha fatto notare che, tra le altre cose, di recente, da un po' di mesi a questa parte, esiste anche Postoplan,
o Postplan, che è una piattaforma che dà la possibilità di fare la stessa identica cosa di Postpicker. Solo che, secondo me, provando tutte e due le piattaforme, e non perché è made in Italy, ma perché le ho provate con entrambe, quella che ad oggi rimane migliore nella gestione di più canali, il fatto di poter pubblicare anche nei gruppi, rimane Postpicker. Però, ovviamente, ognuno sceglie quale utilizzare. Però, diciamo okay. Che la possibilità di migliorare, la possibilità di pubblicare all'interno del proprio canale, esistono già diverse risorse. Ok, allora io volevo ringraziare Daniele per il suo intervento e continua insomma a seguirci e se vuoi intervenire anche in chat e niente, vediamo, cioè grazie del tuo contributo e ci sentiamo prestissimo. Va bene, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie Daniele, grazie. Ciao Daniele. Allora, Flavius, abbiamo detto tante belle cose. Mi chiedevo però, e questo perché leggevo da qualche parte, che ci sono problemi di sicurezza rispetto a, per esempio, se prendiamo WhatsApp. È una cosa vera? Cioè, qua ci sono dei problemi di sicurezza su questo social, cioè su quest'app di messaggistica? Allora, partiamo con il dire, parto proprio da sviluppatore, quindi partiamo col dire questo, che qualsiasi software a questo mondo venga mai scritto, almeno fino a quest'ora, quindi sono le 19:21 del 24 marzo 2021, qualsiasi software venga scritto è scritto da esseri umani, che per indole sono imperfetti, quindi non potranno mai creare qualcosa di perfetto. Ci sarà sempre un problema da qualche parte. Detto questo, Telegram è molto più sicuro di WhatsApp per diversi motivi. Perché? Per il semplice motivo che i dati non vengono criptati in locale, ma vengono criptati e bloccati e distribuiti su più server. Quindi è già distribuito su più realtà. Ci sono state delle problematiche di sicurezza per quello che riguardava Telegram, ma che non riguardavano l'applicazione in sé, ma il funzionamento dell'applicazione all'interno dei vari sistemi operativi presenti sui vari smartphone e soprattutto, in alcuni casi, soprattutto il caso iraniano, è stato il motivo non tanto il telefono e lo smartphone utilizzato, il sistema operativo e l'applicazione, ma in realtà quello che succedeva all'interno della SIM. Il traffico che partiva dalla SIM dello smartphone e si agganciava ai vari ripetitori non era criptato, non era crittografato nel modo giusto e nel modo corretto. Quindi in questo modo sono riusciti a intercettare quel famoso numero di 15 milioni di account di utilizzatori in realtà anche di Telegram, e quindi si è detto è colpa di Telegram. In realtà non è colpa di Telegram, era il sistema in sé. Va anche detto questo, che l'applicazione oggi ha diversi contest aperti e dedicati alla sua sicurezza. È stato scoperto nel mese di dicembre un piccolo problema che intaccava in parte la sicurezza degli utilizzatori di Telegram all'interno dell'applicazione Telegram Mobile per smartphone iOS. Errore che è stato scoperto da un esperto in sicurezza informatica, che è stato segnalato a Telegram, e questa sua segnalazione è stata ripagata con $3,000 da parte di Telegram. Quindi Telegram ha, come le grandi aziende, Google, Microsoft, Apple, ha un suo sistema di bug pay. Cioè, se tu mi scopri delle problematiche all'interno della piattaforma, io poi ti ripago, non soltanto ti ringrazio per avermi risolto il problema, ma io ti ripago anche economicamente. Poi, per sua indole, per come è costruita l'applicazione, è open source, quindi qualsiasi utente che ha la capacità di andare a leggere il codice può andare a scoprire se ci sono delle problematiche che possono essere risolte
subito o possono essere risolte in un secondo momento. Quindi non troveremo, almeno fino ad oggi, in 8 anni di vita, in quasi 8 anni di vita dell'applicazione, non c'è mai stato un vero data breach partendo dall'applicazione o avendo problemi grossi all'interno dell'applicazione. Ok, è chiaro, chiarissimo. Che ha perso diversi milioni di utenti, ha perso diversi milioni di dati degli utenti. Quindi questa è una grossa differenza tra le due. Ok, allora c'è una domanda e dice, in effetti, no aspetta, era prima, c'era qualcosa sulle PA. Vabbè, in effetti molti il rispetto della privacy è totale, già soltanto perché ci si può iscrivere a un canale o gruppo senza condividere il proprio numero di telefono con tutti. Sì. E poi allora c'è una domanda, vorrei chiedere se esistono corsi online o altri come eventi, non era ovviamente che permette di diventare specialist. Su sì, beh, Carla, ci sono diversi eventi. Se cerchi per esempio il progetto Insight Telegram Lab, noi, io e anche altri, noi pubblichiamo spesso guide gratuite, ma poi il sottoscritto ha partecipato a diversi eventi nazionali anche internazionali dove ho parlato di Telegram, e quindi se cerchi il mio nome troverai diversi video collegati a Telegram. Okay. Quindi seguite Flavius e lui vi porterà poi nei meandri delle novità in merito a Telegram. C'è quest'altra domanda di Andrea che dice: ritenete sia il media su cui dovrebbe puntare una PA? E se sì, sapete cortesemente indicarmi qualche best practice? Allora, questa è bellissima come domanda, perché mi dà la possibilità di fare alcuni esempi molto interessanti e che ancora oggi molti non conoscono. Per esempio, Telegram, da quando siamo finiti in questo periodo storico non proprio positivo, ha cercato di attivarsi e ha cercato di aiutare la pubblica amministrazione mondiale, dando la possibilità ai ministeri della salute dei vari governi di realizzare un canale Telegram ufficiale e ovviamente con tanto di spuntina azzurrina come su tutti gli altri social, in cui la pubblica amministrazione, quindi in questo caso il Ministero della Salute, metteva i dati, metteva le comunicazioni più importanti. Quindi oggi abbiamo il canale del Ministero della Salute italiano che va a toccare qualcosa come 600.000 o tra i 500 e i 600.000 utenti iscritti e che ogni giorno ricevono informazioni da parte del Ministero. A questi però va aggiunto il Ministero dello Sport e Salute, che insieme hanno creato proprio Sport e Salute, dove tutti gli atleti possono ricevere tutte le comunicazioni dedicate ai vari sport, come ricevere i compensi, come potersi allenare e tutte quelle che sono i regolamenti. Poi troviamo il Ministero dell'Aeronautica, troviamo il Ministero dell'Economia, troviamo il Ministero dell'Istruzione, che ha addirittura due canali, non soltanto quello ministeriale, ma il famoso progetto La Scuola Non Si Ferma. Quindi poi, scendendo più in basso e andando un pochino più, diciamo così, a livello meno statale ma regionale, troviamo la Regione Toscana, la Regione Marche, la Regione Piemonte, che hanno un loro canale ufficiale su Telegram dove comunicano con i cittadini della loro regione. Scendendo ancora più in basso, andiamo a vedere, per esempio, che la Liguria, il presidente della regione Liguria ha un suo canale di Telegram ufficiale, e allo stesso tempo uno dei migliori canali Telegram che parla direttamente ai cittadini e che io ho sempre apprezzato da quando l'hanno messo su è il canale ufficiale del comune e della provincia di Genova, dove si può imparare come la pubblica amministrazione può utilizzare Telegram per comunicare, perché non soltanto hanno realizzato il canale, ma hanno realizzato all'interno del sito una pagina dedicata, hanno creato proprio un sistema
di comunicazione diretto con i cittadini e un sistema veloce, talmente veloce che oggi, se non sbaglio, dovrebbero essere quasi vicino ai 100.000 membri iscritti al loro canale ufficiale. Quindi vengono pubblicati la situazione meteo, le allerte meteo, vengono pubblicate Situazioni del tipo. Informazioni di servizio. Allora, c'è qualcuno che chiede, Flavius, hai un canale? In realtà ho più di un canale. C'ho il canale di Telegram. Dica, potete vederne uno, scusa, Beh, in realtà ho diversi progetti. Ho il canale principale, Inside Telegram, che è quello dedicato proprio a Telegram, dove cerco di spiegare Telegram insieme a tanti altri ragazzi, e cerchiamo anche di inoltrare i messaggi ufficiali che arrivano direttamente dalla fonte ufficiale, cioè il canale ufficiale di Pavel Durov, o quelli che sono i canali di alcuni sviluppatori di alcune applicazioni o che sono coinvolti. Lo scriviamo così, allora, sì. Com'è? Inside Telegram, lo pubblico subito il link, perché così facciamo prima. Questo, okay. Per esempio, è il canale, in questo caso, ufficiale del progetto. Quindi hai diciamo annunciato in questi tuoi canali che eri ospite di Talk Talk? Certo. Per esempio, la prima volta che ho condiviso l'annuncio il 10 marzo, in 1520 persone hanno visualizzato che sarei stato presente a questo evento, e l'altro giorno che ho inoltrato di nuovo lo stesso messaggio, l'ho inoltrato all'interno del canale, sempre lo stesso canale, Inside Telegram, l'ho pubblicato di nuovo, ho avuto altri 400 persone interessate a questo evento. In effetti molti mi hanno chiesto, ma quando potremo vedere la diretta, perché non tutti abbiamo Facebook, perché abbiamo rinunciato a Facebook e ci siamo dedicati soltanto a Telegram? E ho detto, non appena finirà nella diretta verrà pubblicato in differita il video. Sì, io poi metto la registrazione di questa serata, la metterò su YouTube, ti darò poi sul mio canale YouTube, c'è un canale dedicato a Talk Talk. Certo. C'è una domanda che riguarda, allora va bene, quelli magari... Puoi parlare puoi aggiungerli dopo, perché siamo le 19:31 e dobbiamo andare siamo stretti con i tempi. Era una domanda che io ti volevo fare, che appunto, infatti vedo che Dimitri mi ha anticipato. Facciamo un breve focus di un minuto e mezzo, Flavio, il cronometro, sappilo. Sono cattivissima da questo punto di vista. E sulle chat box in generale, e quanto sono apprezzate dai clienti? Allora, partiamo da questo. Bot e chatbot sono dei sistemi intelligenti o semi-intelligenti o per niente intelligenti, che vengono sviluppati molto spesso da terzi. Possono essere apprezzati o disprezzati in base a quello che è la funzionalità, quello che è l'informazione che mi restituisce. Se io davanti ho un bot o una chatbot che mi restituisce le stesse identiche informazioni presenti all'interno di un sito o all'interno della FAQ del sito, automaticamente quello non piacerà, non sarà mai di un buon gradimento, e quindi le persone faranno di tutto per entrare in contatto ovviamente con il responsabile dell'azienda, e quindi cercherà in tutti i modi di contattare in modo classico. Quindi le chatbot e i bot in generale sono molto apprezzati, ma sono apprezzati nel momento in cui questi offrono qualcosa, una risposta rapida, intelligente, e che non sia direttamente collegata a una lettura di una frase che è già presente all'interno di un sito. Certo, ci possono essere delle risposte banali, ma esistono oggi dei sistemi intelligenti che ci permettono di sviluppare un nostro bot e una nostra chatbot con tantissime funzionalità e che sembri, non dico più umana possibile, ma che non risponda semplicemente a domanda, trovi questa risposta all'interno della FAQ del sito, per esempio. Queste sono veramente fastidiosissime. Perfetto.
Però personalmente, guarda, io preferirei parlare con l'operatore. Sono contro le chatbot a prescindere. Cioè, è una roba che mi fanno innervosire. O probabilmente mi sono trovata sempre di fronte a chatbot che non capivano quello che io volevo chiedere. E quindi questo magari mi portava a non tollerarle. E probabilmente la mia esperienza è negativa, però... Diciamo anche questo, che nel momento in cui si realizza un chatbot è la stessa identica cosa sono delle domande che bisogna farsi. È come quando si decide di aprire un proprio blog, un proprio e-commerce, o si decide di comunicare sul web. Perché lo faccio? Qual è lo scopo per cui lo faccio? Quanto tempo ho da dedicarci? Che cose che deve fare? Quali sono i bisogni che deve rispettare? E quanto è semplice da utilizzare e quanto velocemente offre una risposta a una richiesta di un utente. Queste sono le domande a cui bisogna rispondere. Purtroppo queste qua non tutte se le fanno, Flavius, te lo dico. Lo so, però questo è indipendentemente, questo vale anche se ti apri un blog e qualsiasi cosa. Flavius, ok, ultimissima domanda che un po' chiude, diciamo, questa serata. Hai 2 minuti di tempo per rispondere e se ci dici quali sono gli step che un libero professionista o un'azienda, diciamo, focalizziamoci sul libero professionista, così, perché credo che siamo la maggior parte qui tra il pubblico. Quali sono gli step che deve fare nel momento in cui decide di approcciarsi a Telegram come strumento di business e non come chat personale, di dire ciao, come stai e basta, ok? Allora, 2 minuti. 2 minuti. Vai. Perfetto. Allora, il primo step è studiare, prendere la piattaforma, iniziare a studiarla, capire quelle che sono le sue funzionalità, come si possono utilizzare queste funzionalità. Quindi si parte dal blog ufficiale telegram.org e si continua poi eventualmente su insidetelegram.eu e si inizia a studiare la piattaforma, capire che cos'è che offre, come possono essere utilizzati i vari strumenti. E in secondo momento è farsi una semplice domanda: ho il tempo di utilizzare questa piattaforma per offrire qualcosa di diverso rispetto a quello che già sto facendo sugli altri social? Riesco a gestire anche questa piattaforma insieme alle altre? Nel momento in cui sono stati fatti questi due step, automaticamente Telegram è un mondo bellissimo. Come abbiamo detto prima, anche insieme a Daniele, ci sono un sacco di risorse interessanti, però, e ci sono un sacco di funzionalità che vengono messe a disposizione. Però quello che è importante è contenuto e costanza. Quindi se tu crei un contenuto e una costanza nel tempo, non soltanto fai crescere il tuo canale, ma hai anche soddisfazioni. Non soltanto fai crescere la tua comunità, community. E quindi tu hai la possibilità di sfruttare una piattaforma nel momento in cui, ma questo vale in realtà per tutto, tu hai la possibilità di sfruttare una piattaforma oppure uno strumento, un tool, nel momento in cui tu hai iniziato a studiarlo. Quando hai iniziato a studiarlo, hai iniziato a capire come funziona, come si scrive il messaggio, come si programma, come si crea un sondaggio, come si utilizzano le varie cose, inizi a fare delle prove. Quando hai iniziato a fare le prove, inizi poi a decidere di capire qual è la strategia da utilizzare per non soltanto farlo crescere, ma per pubblicare i contenuti. Ok, benissimo. Allora, io direi che, ma questo anche vedendo un po' i commenti, che faremo un'altra puntata su Telegram, perché ci vuole, bisogna parlarne. Adesso non so quando, però la programmiamo. E quindi finiamo qui la serata, ma mi sembra che tu, Flavius, volessi far vedere un libro che può essere una risorsa interessante, all'interno del quale c'è anche un capitolo su Telegram che hai scritto tu. Certo, sì. Certo. Allora, volevo presentarvi il libro scritto da Bernardo Manelli, che si chiama Software e Tool per il Business. All'interno di questo libro è edito da Gruppo Maggioli, è presente un capitolo dedicato a Telegram e dedicato ci sono alcune delle risorse che io ho segnalato
durante questa diretta, e non solo, ci sono anche alcune risorse che vi danno la possibilità di realizzare anche dei chatbot o dei bot. Quindi volevo ringraziare ovviamente Bernardo pubblicamente per avermi dato questa bellissima opportunità, e quindi io, se volete, lo trovate, lo potete ordinare sul sito ufficiale del gruppo degli editori Maggioglio Editore. Potete andare a cercarlo, oppure cercate direttamente il nome Software e Tool per il Business di Bernardo Manelli e potete acquistarlo, e all'interno trovate un bellissimo capitolo su Telegram. Ma ci sono un sacco di risorse che poi torneranno utili anche nella gestione del canale di Telegram, perché non si parla soltanto di Telegram, ma di un sacco di tool che iniziano sempre di più a collegarsi a questa piattaforma. Ok, allora Flavius, se adesso quando chiudiamo, tu, se hai un po' di pazienza, ti soffermi un attimo, iscrivi anche gli altri canali che tu hai. Certo. Telegram vorrei iscrivermi anch'io, perché vorrei, insomma, capire anche di più quest'app di messaggistica. E nel frattempo io ti dico grazie per stasera e speriamo di vederci presto, prossimamente sicuramente, adesso lo metto in calendario, ci accordiamo per un'altra serata. E basta, io spero che tu sia stato bene, spero che tutti voi siate stati bene, che insomma vi sia piaciuto. Se avete dei desideri su quelli che possono essere i prossimi talk talk, argomenti che vi stanno più a cuore, segnalatemeli pure. Tanto io sono qui su Facebook, ma mi trovate anche sul mio sito, dove praticamente dove trovate anche tutta la sezione di Talk Talk, infatti eccola qui, dove c'è tutta la sezione, no, questa non è la sezione di Talk Talk, va bene, e c'è qui, dove vedete tutto quello che c'è stato fino adesso. Vi dico che i prossimi due sono il 28 aprile e il 26 maggio. Non sono ancora uscita con con l'evento, però ve lo preannuncio. 28 aprile parleremo di public speaking sul web, 26 maggio parleremo dell'arte della pazienza. Ragazzi, è stato un piacere. Ciao di nuovo Flavio e alla prossima. Grazie mille per la pazienza, e se avete domande cercatemi come Flavius Flori in Arabor oppure 2088.it e potete entrare in contatto con me senza nessun tipo di problema. Perfetto. Grazie a tutti. Oddio, aspettate un attimo, è successo qui. Ok, grazie a tutti e alla prossima.